Sta sempre il caso a parte, e mica è detto che sono tutti ignari, eh. Sa pure quello che non è lignare, però la scuola italiana te basa, imparate più sul dilettantismo e basta. Invece gli americani quando iniziano a fare pugilato, loro pensano subito al futuro, capito? Pensano avanti. Allora quando ti impostano che può andare bene sia dilettante che da professionista. Infatti noi dilettantisticamente siamo buoni, no? Gli italiani sono buoni. Cioè, mi ha avuto 6 pugili alle Olimpiadi a partecipare, insomma, tantissimo. La Francia ne ha portato 1, l'Inghilterra ne ha portati 2. A livello europeo dilettantisticamente stiamo bene, a livello professionistico che stiamo un po' a pezzi. Perché c'è questa mentalità che tutti quelli buoni non li fanno passare professionisti, cerca la nazionale da blindarli con dei contratti e per tenerseli, capito? Per portare le Olimpiadi successive, come Camarella, Roberto Camarella, che quasi non viene economicamente da rimanere. Guadagnano di più, bravo, ecco la differenza, che guadagnano di più. Professionismo non devi, non c'è bisogno che tu fai male, basta che tocchi. Se tu io ti tocco così, ta ta ta, 4 volte ho fatto 4 punti, ta ta ta. Invece da dilettante tu sei, da professionista tu sei così e porti boom, boom, cazzotti efficaci. Se io faccio così, come se non avessi fatto. E devi far male, infatti ci sono tanti pugili dilettanti forti che nel professionismo non vanno bene. Che non fanno male, sono impostati. Sono impostati. Hai preparato? Sono impostati in un'altra maniera, capito? No, la tecnica non esiste. Il primo combattimento sali su ring e manco sai quello che sa fare. Esiste tecnica. I primi 5-6 incontri. È solo una confusione, una caciara, fai tanta confusione. Io so del parere che se uno è forte, bene o male, esce un po' fuori dappertutto. Però vuol dire anche molto la scuola. Per esempio, io ho il mio maestro che lui pensa tutto quanto al professionismo. È un maestro che il dilettantismo gli frega niente, allora vai bene, capito? Ha un po' la mentalità americana. Poi questi pezzi mi si vedono. Respira, porta il petto, non parti a petto così, porta il petto. Non si è sempre qua, si è passato nel coppaggio. Ma. Tu non puoi iniziare la conferenza stampa, dimmi. Se io per. Io lì mi hanno battuto tutte le mani, i giornalisti e cose, poi mi batti le mani, ma non la pensate neanche voi così, perché quando un italiano perde poi la stampa. Anche Rino Tommasi, che è un grande del pugilato, senti una telecronaca sua. Una telecronaca sua senti, e dice un pugile di schedo perché c'ha 40 match e 3 sconfitte. Oh, ma tu sei scemo! Ma c'è sta. In America c'è sta. Uno che voglio citare, come che posso dire? No, guarda, se hai vinti tutti, non so veri, è impossibile. C'è sta gente in America che guadagna 15 miliardi a incontro, 15 miliardi a incontro, che ha 6-7 match persi KO, è un idolo, lo vanno a vedere 16.000 persone, 20.000 persone, poi c'è i match veri, va KO lui, mette KO l'altri. Ma come pretendi che una persona fa tutti i match veri e vince sempre? È impossibile. Vi presento mio fratello Enrico. Piacere. Pure te pugile? Sì, diciamo ancora, ho smesso da un anno. Ex. È ex pugile.
Però adesso che fai? Ancora in palestra? Sì, sto aiutando il mio maestro in palestra quando non si va a allenare. Io quell'ora, quell'oretta e mezza, seguo i ragazzini, l'imposto, diciamo. Senti, ma per diventare pugile, per essere pugile, per, da bambino prendere questa via, bisogna avere delle caratteristiche particolari? O... Bisogna avere molte doti per essere un buon pugile. Molte doti, devi avere la resistenza, devi essere una persona che regge i cazzotti, devi far male, tantissime doti che fanno un campione, e non è facile. Tanto allora, visto che hai varcato la soglia, sei diventato dall'altra parte, adesso tu insegni, raccontaci un attimo Emanuele Pugile, pregi, difetti. Emanuele Pugile, Emanuele ha una grandissima resistenza. E diciamo che lui è nato professionista, lui da dilettante non avrebbe mai fatto niente, anche se diciamo agli assoluti ha dato i buoni risultati, però non era un pugile che agli assoluti poteva piacere. Lui è nato professionista, cioè è un pugile che ti attacca, ti fa male e ti mette a terra, è una persona è aggressiva, una persona che non ti lascia scampo, non ti dà modo di boxare, e questo è Emanuele Pugile. Quanto si porta sul ring di quello che ha nella vita? Tanto, e lui ha tanto carattere, anche per l'infanzia un po' che abbiamo avuto, un po' difficile, e difatti ci siamo creati una delle belle aziende, insomma, e anche per il nostro carattere e per anche il suo, e comunque si porta tantissimo sul ring. Senti, è un caso o perché i fratelli della Rosa arrivano sul ring? C'è qualcosa che vi portate dentro, qualcosa di educazione familiare, qualche impostazione particolare, solo la natura? No, sì, è solo la natura. Ti ripeto, forse per l'infanzia che abbiamo avuto, ci siamo buttati nelle palestre per non fare magari la malavita, per fare quello che fanno adesso i ragazzetti in giro per strada e Emanuele ha avuto dei bei risultati. Senti, Emanuele fratello. Emanuele fratello. È un fratello, forse è il più grande amico mio, perché c'ho solo lui come amico. No, c'ho altri, però come lui, nessuno. È una persona che gli può chiedere qualsiasi cosa, confidare qualsiasi cosa. E diciamo che è mezza parte di me, come io sono mezza parte di lui, insomma. Mena. Piacere importante, Emanuele ce l'ha raccontato. Sono cose che paradossalmente possono aiutare anche, nel senso che in quei momenti ci si fa forza e si diventa un qualcosa in più. Difatti è stato proprio così. Ci siamo uniti io e lui, perché siamo quattro fratelli, però due erano troppo piccoli e noi eravamo quelli un po' più grandi. Ci siamo uniti, siamo fatti forza, siamo andati a lavorare, abbiamo lasciato la scuola. Difatti non c'ha manco la terza media lui. E niente, poi siamo andati avanti, sempre con la passione del pugilato, la passione di fare il pane nei forni, e siamo cresciuti con queste mentalità. Dentro di te, chiudendo, un bel destro gli riesci sempre a darlo da fratello maggiore? Sì, quando facciamo i guanti ci veniamo, la palestra ci ferma a guardare, anche se lui c'ha sempre la meglio, devo dire la verità. Però divertiamo un palestra quando ci veniamo. Rivedere tu calciù, someday you wish upon a star. Un passo dei cornetti. Via. Bravo, bravo, bravo.
ma guarda, dietro così. Dietro, eccolo. Red roses too, I watched them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Emanuele, c'è questo ragazzo che non va bene, va raddrizzato, litiga troppo per strada. Guarda, sto ragazzo è un cavallo pazzo, fa pure rima, litiga troppo, poi non è che le dà, le prende perché viene con gli occhi neri. Comunque sia, c'ha un gran coraggio, perché io ammiro più quello che le prende che le dà, perché lui c'ha un coraggio, si imbatte con tutti. È vero? È vero? Sì, possiamo dire di sì. E perché tutta questa voglia di litigare? Che ti fa gente per strada? Niente, mi piace litigare. Ma sono gli italiani, sono gli italiani. Non dici che ti piace litigare. È colpa degli italiani, sono loro. Mi piace il bugellato per quello. E che succede allora? Tu vedi in lui qualcosa di positivo, no, lo porti in palestra? Lui, io gli ho detto già che se lui continua a litigare per strada io caccio via, lo licenzio. E gli ho dato un'opportunità, che lo porto in palestra con me, mi ha giurato sui suoi genitori che non li legherà più per strada, e se lo vedo con un occhio nero io gli faccio tutte e due veramente. Allora invece adesso tu mi racconti Emanuele Pugile, quello che ti piace, quello che non ti piace, le sue qualità, i suoi difetti. Mi piace che è una gran persona soprattutto, poi come pugile c'ha carattere, pure le vedo forte. Ma ha detto anche che una volta hai pensato di essere più forte di lui. Io? Sì. Prima sì. Io pensavo che il pugilato era più facile per me. Pensavo che pure io potevo menare un pugile. Sei stato contento quando ti ha invitato in palestra? Sì. Sì, perché prima volevo imparare tante cose, volevo fare il pugile pure io. Senti, solo carattere o c'ha pure tecnica? Tecnica, c'ha, per me c'ha tutto per essere pugile. Un bravo, prima una brava persona, poi c'ha carattere, c'ha tecnica, è completo come pugile. Senti, adesso giochiamo un attimo, perché quando ti sei allontanato, quando hai portato i dolci di là, ci ha raccontato, adesso ce lo rifà la scena, ci ha raccontato il giorno in cui avete fatto i guanti per primo. Ce lo rifai Emanuele? Come sì, dico un attimo che lui è venuto in palestra, come ha detto, era convinto che era facile far pugile, menare un pugile, ma io ne ridevo, ne scherzavo, perché io non voglio che lui litiga, anzi spero che non litiga più, e sono 2 mesi che viene in palestra,
non sta più litigando, sicuramente come me ha trovato un punto di sfogo. Ma non è che lui rivede un po' la storia di un ragazzo con gli occhi celesti, un po' biondo, che... Sì, lui non la sa la mia storia, perché non ne ho mai parlato. Forse te rivedi in lui... Sì, rivedo in lui un po' il mio carattere, però io non ero un attacchino come lui, lui è un attacchino, stuzzica anche la gente. Io ero, diciamo, la faccia d'angelo. La gente stuzzicava a me perché diceva: questo è piccoletto, stuzzicamolo. Invece cascava male. Senti, mi rifai un attimo la scena. Sì, stavo in palestra, si è messi i guanti, gli ho fatto piano piano così. Ah! E lui si è piegato in ginocchio. Ha detto: ti hai fatto troppo forte. Davvero? Lui non mi ha fatto forte, ma mi ha fatto male. Ma adesso è diverso? Adesso mi sa che sì. Sto allenato per... Con 2 mesi è diverso. Questa è una sfida? È una sfida. Due mesi? Con 2 mesi? Mi sa che te ne giovane un altro, di sgasso. Mi sa che sì, ma... Forse, dopo vediamo. Forse, in realtà, di che però fra 2 o 3 anni sarai più forte di lui, lei. 2 o 3 anni, basta. Boh, non lo so, dipende da me pure. Punto debole? Punto debole... Non c'è un punto debole sul pen, per me. È andato bene, eh? È andato bene. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Questo è il puttarolo mio. Questo è il puttarolo mio. Tutta la pizza se va con sta frutta. Sì. Siamo pure un po' amanti. Senza passione, oh. Oh, no, no. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life. To abuse and to adore. Is it love and other stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Questo è mio fratello più piccolo, se fa lo riga dritto, gli calci in culo. Anzi, un cazzotto in testa. Buongiorno. Questi sono i tifosi mia. Sono i tifosi mia. Questi sono i riducibili, no, da Lazio, de Ruffa. Non vi vergognate, alzatevi. Lì ci stanno i pizzettari, c'è 2 pizzettari. Michè, la televisione, sta attento. E qua ti faccio fare intervista, Michè. Sì, a te che? Sta forte. E allora... Buongiorno. Buongiorno. Non vi vergognate, eh? Questi sono altri tifosi mia. Sì, tutti. Andiamo via dal laboratorio poi. E lì, a sempre un pezzo di pizza fiscalla.
Dai, no. Buongiorno. E qua si fa il pane. Qua si fa il pane. Qui ci stanno i tifosi, quelli. Quelli più rozzi. Qui i tifosi, quelli rozzi della Torpignattara che dicevo prima. Non so se gliela fanno. Io ho come l'impressione che sei più a casa tua. Sì, sono nato fornaio e morirò fornaio. A Roma però non si dice fornaio. Panettiere. Oh, fornà? Fornaro. Senti, anche qui è quasi un rivisitare ogni giorno la propria vita, perché da quant'è che fai questo? E ho cominciato a 14 anni, ne ho 26. È un lavoro molto duro. Un lavoro che paga però se uno ci mette la voglia. Sì, è un lavoro molto duro, un lavoro che paga a livello di sacrificio, ma paga a livello anche di guadagno. Nel senso, un buon fornaio guadagna bene, anche perché lavorando la notte guadagna bene. Tu ti sei buttato subito nel mondo del lavoro? Sì, io per motivi della perdita di papà ho iniziato subito a fare il lavoro. Però comunque il fornaio per me è una tradizione da mio padre, a mio nonno. Sono sempre stato nel mondo della farina. La scuola? E sono allergico alla farina. E alla scuola? Com'era scuola, il mondo che... Ho la quinta elementare, non ho fatto neanche le medie. No, ma era un mondo attraente per te, un mondo... No, non era per me la scuola. Anche non l'avrei potuta fare, non era per me. Ti senti un fortunato nella vita, Emanuele?